Tu sei una di quelle che crede ancora nei principi azzurri, in San Valentino. Preparatevi a far viaggiare il cuore oltre ogni confine. Tutto l'amore del mondo, al cinema. Mi hai teso una trappola, sai una cosa? Adesso tu ed io parleremo molto seriamente. Lorenzo. Sì. Bambina, perché ti comporti così male con me che ti voglio tanto bene? Ancora non hai capito che non potrai liberarti di me tanto, 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 tanto facilmente? Sì, è la parola giusta. Per favore, vattene, Lorenzo, c'è Federico da queste per parti, favore, vattene! Per favore, vattene, Federico! No, mi voglio no, presentare, no, guarda no, un no, po', no, Federico! No, 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 stai tremando, hai paura! Se hai paura avresti dovuto pensarci un po' prima di chiamare la polizia, no? Per favore, ti chiedo scusa, non lo farò mai. Adesso, cara, mi prego. Ti giuro che mi comporterò bene, guardami negli occhi, non farò mai niente di cattivo, sì! Va bene, ok, sì, ok, ok. Sì. Ti guardo negli occhi e ti vedo così bella. E con questo viso morto di paura sei ancora più bella. E a me come mi vedi? Mi vedi come un cioccolatino, non è vero? Non mentire, però. Sì, diverso, diverso, sì, diverso. Diverso. Percepisco ecco, un po' di difficoltà nella tua voce, sparisci, problemi. Sparisci. Senti, Delfina, con chi parlavi? Con un signore che è venuto a chiedermi un indirizzo a me, che non esco mai di casa e praticamente non so neanche dove mi trovo. Ascoltami. Che situazione ridicola, vero? Ascoltami. Cosa c'è? Niente. Cosa fai? Shh. Oh, grazie. Sono per ricominciare una nuova fase della nostra vita. Che belli che sono. Grazie, grazie. Mi dica dov'è quel foglio che voglio stracciarlo con le mie mani. Piccola, tranquillizzati un po'. Cosa ti è preso adesso con quel fogliettino? Non voglio avere niente a che fare con quel tizio, cioè con mio padre. Tizio, come dici tu, è colui che ti ha dato la vita. Un corno ci ha piantate alla mamma e a me. E a meno che non mi venga una grave malattia, io non ho intenzione di portare il suo cognome. Quindi mi dia quel foglio. Non ce l'ho. Come sarebbe che non ce l'ha? Non ce l'ho. L'ho già consegnata all'avvocato. Allora chiami l'avvocato e gli dica di portarmi quel foglio. Non avrò pace finché non ce l'avrò. Neanche per sogno ti darò quel pezzo di carta. Quel documento è la mia assicurazione per non farti mai mettere le mani sull'eredità rozzarognosa. Mi stavi spiando? No, sono entrata in bagno per lavarmi e mi sono trovata... Va bene, se vuoi guardarmi, guardami. Smettila, Franco, è meglio che io me ne vado. No, aspetta un secondo, aspetta. Me ne vado e resta, vengo. Aspetta un momento. Per favore, rimani. Resta. Cosa stai dicendo? Di restare, me ne vado io. No, aspetta, no, me ne vado io, ci vediamo dopo. È mia, l'ho stesa. Nicolas, dobbiamo essere sinceri su quello che ci sta succedendo, siamo persone grandi, certo, mi capisci? Va bene, ti ringrazio per tutto quello che provi per me, ma non ti posso corrispondere. Non provi niente per me, non ti piaccio affatto. No, non è così, non è che non mi piaci, ma io sto già con Paloma, non posso farle una cosa così. Lei te lo ha fatto, e senza alcun ritegno poi. No, non è andata così, è stato Franco che l'ha costretta, l'ha baciata lui. Devo dire che non capisco, sei proprio ossessionato da quella cieca e poi, detto fra noi, è piuttosto bruttina, mentre tu sei così carino, sei una bravissima persona, sì. Sei anche molto ricco, ma hai questa vocazione da eterno perdente, purtroppo. Beh, io riconosco che finora non mi è andata molto bene con le ragazze, per esempio Clara, poi Mirta, ed poi ora anche... Ora Paloma, non vedi che si ripete sempre la stessa storia, Nicolas? E se mi piacesse soffrire? E se fossi masochista? Lorenzo Caro ha già parlato con l'avvocato e ci penserà lui a distruggere quel foglietto, perciò stai tranquilla, amore mio. Dica che dopo averlo distrutto mi porti le ceneri, perché le voglio gettare in un pozzo senza fondo. Di cosa stava parlando? Aveva chiesto dei documenti per la filiazione, però ora vuole che sia distrutto tutto. Non distruggere niente, fai trascorrere un po' di tempo e vedrai che passerà. Non so cosa dirti, caro, perché in realtà dovrai rispettare la richiesta di Florenzia, che è sacrosanta. State tranquilli, vado io a parlare con lei. Sì, vai a parlarci, sì. Flori, mamma mi ha detto che stai male, cos'è successo? Non devi più pensare alle cose brutte. Hai ragione, non penserò alle cose brutte, penserò alla mia famiglia, alle sì? mie sorelle. Milda, bisogna dirle che siamo parenti. Non ti preoccupare di questo adesso, ora c'è una cosa più importante da fare. Cosa? Cominciare a conoscerci, recuperare il tempo perduto. Lo so che nostro padre ci ha fatto molto male con questa storia, però ci ha dato anche la benedizione di una nuova sorellina. Sul serio?
Sì, sul serio, sul serio. E penso che dovremmo trascorrere un po' più di tempo insieme. Perché non vieni a dormire in camera mia? No, non voglio disturbare, no. Ma come no? Sì, vieni a dormire in camera mia. Non posso credere a quanto sia intelligente. Che idea mi è venuta. Vieni, andiamo a prendere le tue cose e ti aiuto a traslocare. Oh, mein Gott, povera Floricienta. Resterà per sempre nella tela del ragno di ragna velenosa. Permesso? Federico, possiamo parlare? Sì, entra. Perdonami, Maya, non mi sto occupando molto delle tue cose, ma ho tanto lavoro arretrato che... No, non ti preoccupare, ho già organizzato tutto. Ho preso la tua carta di credito e ho pagato il volo per domani. Ho bisogno della tua firma per andare a Londra. Come sarebbe domani? Ma sei impazzita? Grazie per l'aiuto, sta attenta, c'è il gradino. Sì, d'accordo, a più tardi, ciao. Va bene, grazie. No, di niente. Ciao, a dopo. Molto bene, com'è andata la lezione? Raccontami. Non la capisco neanche. In che lingua parlano qui? Ma dai, figurati. E poi state studiando esattamente le stesse cose che tu studiavi a casa. Mamma, cosa vuoi che mi insegni quella cieca se io mi addormento ogni due secondi? Ramiro, non parlare in questo modo. Che cosa vuol dire che ti sei addormentato? È la verità. Ti sei addormentato davanti a lei. Ciao. Tanto non ci vedo. Ti ho lasciato il bagno libero. Va se bene, vuoi grazie. Andare. Non dovevi disturbarti. Tra l'altro non credo che sia l'unico bagno della casa, no? Non te la prendere. Dammi così. I quaderni. Con permesso, mi sono dimenticata i sì, libri, sì, i testi, scusatemi. Flor, ti ho lasciato questo cassetto libero e anche il tavolino. Non so se ti basta o... No, sì, sì, mi basta, però io non voglio disturbare, sul serio. Ho la mia stanza, i miei mobili, le mie cose, sto bene, sto comoda lì. Sì, però il fatto è che io voglio che tu stia bene e poi ti ho invitata io, qual è il problema? Perché sei così buona con me? Forse ti faccio pena? No, non è affatto così, per niente, per niente. Che... Mi dispiace che tu rimanga nell'ala di servizio mentre io sto in questa grande stanza. Non so, io ti capisco. Pronto? Ciao, bambola. Ti chiamo per cominciare a parlare d'affari. No, senti, in questo momento non posso parlare di queste cose. Va bene, è sufficiente che mi ascolti. Sai cosa voglio? Che depositi 100.000 pesos sul mio conto. Ti ho già detto di scordartelo, questo non si può fare. È la tua ultima parola? Sì. Molto bene, non attaccare. Ascolta attentamente quello che sto per fare. Buongiorno, signore. Come poter aiutarla? Buongiorno, sto cercando il signor Federico Fritzenwalden. È in casa? Ja, da parte di chi dover annunciare? Gli dica da parte di Mauro Lorenzoni. Ja, immediatamente mentre. No! E chi sarebbe questo signore, Greta? Dire di chiamarsi Loronzone. Ha sparito questo Loronzone. È un peccato. Se è importante tornerà oppure telefonerà. E avete visto Delfina? Stava parlando al cellulare ed è scappata come se fosse scoppiato un incendio. Ah, non sapere. Forse essere in suo bagno, non hai visto? No, non l'ho visto. Penso che stai pesante, perché ti ho già detto che io... Un momento e più rispetto. Anch'io penso la stessa cosa. Ha ragione. Perché sicuramente lui si domanda la stessa cosa che mi domando io. Perché te ne vai così? Ti stai seguendo qualcuno? Stai scappando da qualcosa? Come stanno le cose? Vado a fare la valigia. Maya, davvero te ne vai in vacanza un'altra volta? Sì. Parto domani, vado a vivere a Londra, non per vacanza. Che? Ti chiedo per favore di darmi un po' di tempo. Non ho tutti quei soldi adesso. Bene, ti capisco, non ho il cuore duro come una pietra. Cosa credi? Comprendo bene la situazione, però, sai, non ti prendere una settimana, sarebbe un errore, sai. No, ti prometto quanto prima. Ti giuro che io, bambina mia, che bello come mi piaci quando ci capiamo. Povera cucciola mia, indifesa, nessuno ti capisce. Aspetta, Pedro! Pedro! Ascolta, non ti fa paura stare da sola, lontana dalla gente che ti adora? Anche qui sono sola. Non dire così, qui non sei da sola. Hai un sacco di fratelli, un sacco di amici. E ahimè, io non ti servo a niente, non ti senti in compagnia. Bene, allora, resta.
No, Flor, se non posso stare con la persona